non si tratta di un omicidio volontario e non si tratta nemmeno di un preterintenzionale se volessimo andare a fondo alla vicenda. Qui parliamo di un tragico errore, di un soggetto che forse voleva porre fine alla propria vita e ha posto fine alla vita di un'altra persona. E anche questo però lo accerteremo alla fine del dibattimento che... E a mio avviso, dalle prime ricognizioni che ho fatto di questi atti, non si tratta di un evento volontario, non si tratta di un omicidio volontario e non si tratta nemmeno di un preterintenzionale se volessimo andare a fondo alla vicenda. Qui parliamo di un tragico errore, di un soggetto che forse voleva porre fine alla propria vita e ha posto fine alla vita di un'altra persona. E anche questo però lo accerteremo alla fine del dibattimento. Lei ha detto che la vittima non l'aveva mai denunciato. Così mi risulta. Ma ci sono invece altre denunce? Assolutamente no. Nei suoi confronti no. Assolutamente no. Era certificata una difficoltà. Era in cura quindi? Ma era seguito da un centro? Era seguito da un centro, c'era una difficoltà, però... Quello che sottolineo oggi, ora come ho sottolineato all'inizio di questa vicenda, è che non era la difficoltà che ha dato luogo all'evento. L'evento si è concatenato in modo completamente astruso rispetto a quello di cui lui soffriva. E comunque sia, ripeto, lui ha sempre avuto un atteggiamento cordiale nei confronti di questa persona, tant'è vero che non c'è mai stata nessuna denuncia o querela per fatti o atti che lui potesse aver fatto o causato nei confronti di questa donna. Quindi parla di difficoltà fisica o psicologica quando lei parla di difficoltà? Io parlo di difficoltà psicologica. La difficoltà psicologica, attenzione dottoressa, non è data soltanto dalla difficoltà della malattia che la malattia può portare. La difficoltà psicologica è anche una difficoltà di un momento, di un rapporto che c'è con una persona a fianco. Possiamo anche parlare di depressione, tenendo presente che la patologia a cui mi riferivo era proprio questa, una forma depressiva però assolutamente controllata, perché se c'è stata una difficoltà di questo tipo si tratterà di una difficoltà che diminuirà sensibilmente le responsabilità, pur considerando la deprecabilità dell'evento, pur considerando la drammaticità dell'evento. Ma la ricostruzione di quello che è accaduto al ristorante l'altra sera vi convince, quello che è uscito insomma anche attraverso i giornali, la dinamica tra virgolette? I giorni sono delle situazioni che andrebbero messe a punto, perché sono state scritte diverse cose inesatte e sono buono quando parlo di cose inesatte. Le cose inesatte non le posso nemmeno sottolineare perché anticiperei il merito, però molto di quello che è stato scritto non corrisponde assolutamente alla realtà.